Allora, le malattie autoimmuni sono caratterizzate da molti dolori, nel senso che comunque non c'è un vero e proprio momento di crisi, ma questi dolori sono comunque perenni, sono per tutto il giorno, quindi ci sono dei giorni in cui questi dolori si sentono di più e dei giorni in cui questi dolori si sentono di meno. Beh, in questo momento chiederei sicuramente più attenzione verso la Regione Calabria per quanto riguarda i malati autoimmuni, in questo caso proprio i malati con la sclerodermia sistemica, perché quando si trova un'equipe medica preparata, sicuramente il medico che è di fronte capisce benissimo di cosa stiamo parlando. E poi con l'esame capillaroscopico, quello dà già inizialmente una diagnosi. L'associazione è una cosa importantissima sul nostro territorio. La nostra associazione è nata qui in Calabria da circa un mese e mezzo, due. Stiamo cercando di portare avanti i progetti e le problematiche dei malati autoimmuni. L'associazione risponde sempre a qualsiasi tipologia di domanda o comunque di disagio dei nostri pazienti. Sul territorio siamo presenti diverse figure dove comunque ci siamo esposti in primo piano anche Regione Calabria, aprendo comunque dei tavoli tecnici per discutere appunto sulla problematica dell'associazione e dell'importanza che ha sul nostro territorio. Quando si tratta di malattie croniche, la relazione medico-paziente è fondamentale, perché per riuscire adeguatamente nel trattamento di una malattia cronica è necessario che, al di là della prescrizione farmacologica, si instauri un'alleanza terapeutica tra medico e paziente. Pertanto è necessario tentare di entrare in empatia con il paziente per trasmettere, infondere un senso di accudimento, un senso di protezione che il medico non deve mai fare mancare. La cannabis terapeutica rappresenta un'opzione certamente terapeutica certamente valida. Il paziente tuttavia deve essere selezionato in maniera molto attenta, molto precisa ed è un tipo di terapia che va maneggiata certamente in centri per la terapia del dolore che abbiano bene in mente il paziente nella sua completezza ed anche ovviamente i risvolti che questa terapia può offrire sia da un punto di vista del dolore, sia da un punto di vista della sfera cognitiva e dell'umore. Il paziente è sempre una persona prima di essere un malato, anche perché il paziente che si affaccia per la prima volta, il momento in cui si instaura il primo contatto con il paziente, ancora non sappiamo se egli sia malato, ma certamente una persona che ha una sofferenza e che chiede il nostro aiuto. Per cui sin dal primo istante è necessario conferire al paziente la dignità di persona e trattare la malattia che egli porta. Beh, la sclerodermia è una patologia estremamente complessa, quindi è fondamentale un approccio multidisciplinare. Io, in quanto podologo, pongo l'attenzione quindi alla prevenzione di quelle che sono le problematiche secondarie a questa patologia, rivolte ovviamente al piede. È importante che il paziente conosca quali sono appunto tali problematiche secondarie al fine di evitarle quando possibile e perlomeno posticipare quanto più possibile il decorso di problematiche secondarie che possono essere deformità delle dita, ulcerazioni e quant'altro. La vita insegna che paziente e malato tra i due c'è un filo sottile. Non si sa mai chi è il paziente e chi può essere il malato. Quindi atteggiarsi sempre come se ci fosse dall'altra parte il suo riflesso o una persona cara. Quindi l'umanità prima di tutto. Circa il 70% dei pazienti con sclerosi sistemica ha un coinvolgimento anche polmonare. Le patologie che interessano l'apparato respiratorio sono di due tipi, l'interstiziopatia e l'ipertensione polmonare. L'interstiziopatia noi la valutiamo con un esame molto semplice, che è la spirometria, un esame non invasivo, un esame di pochi minuti, insieme alla DLCO, che è la diffusione alveolo capillare. Ecco, questi esami ci permettono di capire quanto la componente interstiziale del polmone è coinvolta, mentre l'ipertensione di solito la valuta il cardiologo con un semplice ecocardiogramma, che anch'esso è un esame poco invasivo, un esame di pochi minuti.
Poi per sviluppare diciamo, ulteriori indagini abbiamo dei mezzi importanti, quali per esempio l'HRTC, cioè la tomografia computerizzata ad alta risoluzione, che ci permette di stabilire soprattutto lo stato della patologia, perché in questi pazienti ci sono degli stati precoci di patologia dove è più facile intervenire e degli stati avanzati in cui purtroppo la patologia ha raggiunto un livello, diciamo, di irreversibilità. Come già i miei colleghi avranno detto, è importante in questa patologia il lavoro multidisciplinare, che riguarda innanzitutto il reumatologo, lo pneumologo, il cardiologo, ma anche il radiologo e il gastroenterologo. Credo che il ruolo dell'odontoiatra nella sclerosi sistemica sia di fondamentale importanza, in quanto oltre all'approccio multidisciplinare di questa patologia, l'approccio odontoiatrico sia molto utile e in particolar modo nella prevenzione di quelle che sono le patologie che questa malattia può aggravare, quale la patologia cariosa e i disturbi soprattutto della masticazione, in quanto c'è una riduzione della tonicità e c'è un aumento della rigidità della cute del viso e dei muscoli masticatori, che comportano una riduzione dell'apertura del cavo orale, quindi una distanza interincisiva ridotta. Questo diventa molto difficile diventa molto difficile per noi odontoiatri riuscire a trattare questi tipi di pazienti, in quanto a noi è necessaria una quantità di apertura del cavo orale che dia la possibilità di una terapia corretta. E per questo ci sono, oltre a degli esercizi fisioterapici che consentono poi il paziente con sclerosi sistemica di ampliare quella che è la sua apertura del cavo orale, e bisogna anche altresì incentivare il paziente nella prevenzione della patologia cariosa, in quanto la riduzione della salivazione comporta un aumento del rischio cariche che spesso è associato anche a un problema di reflusso gastroesofageo. In questo caso bisogna intervenire con delle diagnosi precoci e quindi con delle visite odontoiatriche frequenti e delle sedute di generale almeno due volte all'anno. Inoltre va indagato anche quello che è il problema dal punto di vista scheletrico, perché si è visto che c'è un aumentato rischio di quello che è l'osteolisi delle ossa del mascellare, quindi soprattutto dell'angolo della mandibola e quello che è il condilo della mandibola, che può portare complicazioni severe. E infine anche a livello paronontale bisogna indagare per quello che possono essere i possibili problemi paronontali che possono portare a quello che è una perdita di elementi dentari. Io volevo dire che diciamo che la sclerosi sistemica progressiva, come è stato già detto ed è stato ribadito da chi mi ha preceduto, è una malattia sistemica che aggredisce, diciamo, diversi apparati del corpo umano. Una cosa importante è, secondo il mio avviso, una diagnosi precoce, e per realizzarsi questo il medico di medicina generale è molto importante il rapporto fra il medico di medicina generale e gli specialisti sia del territorio in reumatologia che dei poliambulatori degli ospedali. Diciamo che una diagnosi precoce fa sì che si iniziano dei trattamenti precoci per allungare il più possibile le varie complicanze e manifestazioni della sclerosi sistemica progressiva.